Bella a tutti ragazzi, sono Salvatore, Salvatore Lexuno e benvenuti a un nuovo video in cui vi mostro una lotta wifi che ho fatto nel torneo di Domenico Cacciapuoti, di cui vi metto il link in descrizione perché lui è il creatore di questo torneo. Ed oggi vi mostro la lotta del primo turno che ho fatto io contro Legend, con 2G solamente, Darkrai97. Quindi direi subito iniziare a mostrarvi la partita. È stata, diciamo, abbiamo posticipato la partita perché comunque la dovevo fare ieri, che era il mio compleanno, però comunque alla fine l'ho dovuta fare oggi perché comunque non mandate a farlo al compleanno mio, perché comunque, cioè, era un po' brutto che lo rilassamme. Comunque io inizio il mio Talonflame e lui inizio con il suo Skarmory, che ritira subito appena ha visto il mio Talonflame perché lui è una bestia. Io sono andato lo stesso per fuoco carica perché, come ho imparato all'ultima lotta che ho fatto con Malas World, se faccio per predict poi mi vengo inculato in un modo pazzesco. Noi vediamo che comunque lo resiste perché comunque grazie al suo tipo drago, e intanto il contraccolpo colpisce Talonflame, lui ha la protezione per vedere perché cosa andavo. Infatti io vado alla fine, io vado per retromarcia, ma come viene protetto, ma lui infatti switcherà il suo Pokémon predittando la mia retromarcia di nuovo. Infatti io vado per retromarcia, lui va per il suo Rotom e retromarcia, diciamo che gli fa abbastanza, gli leva un sesto di tutta la sua vita alla fine, anzi un quinto, stavo là. Dato Talonflame ritorna da me e vado per il mio Conkeldurr, perché comunque voglio andare per privazione su qualche Pokémon che comunque su qualche Pokémon della sua squadra, che comunque aveva Latios e Cresselia, che erano entrambi di tipo psico. Dall'inizio lui va per il suo Gallade e privazione gli farà abbastanza, diciamo lo porta quasi a metà. Noi vediamo che comunque alla fine lui è un mega Gallade. Infatti switcho subito il mio Picasso, il mio Conkeldurr, perché comunque credevo che andasse per comunque una Source Dance, una danza spada. Invece lui va direttamente per lo psicotaglio, proprio per one shottare il mio Conkeldurr. Ma mette il mio Talonflame, che comunque lo regge abbastanza bene. Lui ritira il suo Gallade, io ero insicuro su andare sul mio Trespolo oppure su Baldeali, però decido di andare direttamente per Baldeali per fare un po' di danni, sperando che comunque il contraccolpo non mi uccidesse. Infatti questo Baldeali porta Latias a 2 PS a malapena. Lui va per protezione di nuovo perché, cioè, mi sa che non ha nessuna mossa a sto punto. Vado per retromarcia, ma quello si protegge, allora vado di nuovo per retromarcia, lui ritira il suo Pokémon, mette il suo Skarmory, che avevo paura che aveva il Bidorzolemo, ma io non so che comunque ha quello del suo Skarmory perché non lo so. Gli leva pochissimo grazie anche alla sua difesa pazzesca, anche alla sua resistenza. A totale ritorna da me e metto Rotom, visto che comunque i tipi letto sono super efficaci contro Skarmory. Lui ritira il suo Skarmory avendo paura del mio Rotom e mette anche il suo Rotom. Io vado per fuoco fatuo predittando lo switch in Gallade o in qualunque altro Pokémon e riesco a scottare il suo Rotom. Ora comincia un po' lo stalling che faccio mettendo protezione e poi attaccando continuamente il Rotom. Infatti ora il mio Rotom va per protezione proprio per predittandolo comunque lui andasse per il fuoco fatuo di suo. Ma invece no, va direttamente per il suo Invertivolt. Dato la scottatura lo porta sempre a meno vita, va per il suo Invertivolt che mi fa pochissimi danni, mi leva, diciamo, un decimo tutta la mia vita. Lui cambia e mette il suo Latias. Intanto vado per il fulmine e riesce a levare dal cavolo questo Latias, che comunque è rimasta a 2 PS e quindi alla fine non è che poteva fare tanto. Basta che comunque mettevo il mio Ferrothorn e andavo per Stealthrox, andavo per, non mi ricordo mai il nome italiano, però se andavo per le Stealthrox comunque poteva fare sempre qualcosa. Lui va per psicotaglio, che mi porta all'arancione, e lui fortunatamente riesce ad evitare il mio idropompa, che forse avrebbe ucciso quel Gallade. Penso sarò fortunatissimo, cioè, perché comunque questa giocata poteva anche cambiare, anche accorciare la giocata. Lui ritira e va per il suo Cresselia, che riesco comunque, vado per protezione comunque per vedere, per prendere un po' più di vita, visto comunque se andavo per un altro psicoslancio mi avrebbe ucciso il mio Rotom. Io dal fuoco fatto riesco a colpire di nuovo il Cresselia e a bruciarlo di nuovo. Scusate che bevo un po' d'acqua, che ce la faccio più. Scusatemi. Intanto il psichico di Cresselia mi fa quasi niente, grazie comunque all'incremento che ho fatto alla difesa speciale di Rotom Wash, perché comunque Rotom Wash è un difensore speciale per me. Intanto Fulmine non gli fa un pigasso e va per calmamente, così almeno non gli fa ancora niente, cioè ancora peggio poi. Intanto si aumenta attacco speciale, difesa speciale
E a questo punto decido di switchare il mio Pokémon, dopo che comunque gli avanzi mi hanno dato un po' di vita. Infatti qui decido proprio di switchare, e anche i suoi avanzi comunque. Posso switchare ora? No, anche la bruciatura ci si mette. Posso switchare? E infatti switcho finalmente, perché comunque da tutte queste cose, porco due. Switcho nel mio bene, male, boh. No, vedendo se capite amici, però se vedete amici lo capirete, però comunque io vado di nuovo per il suo calmamente per setapparsi, e a questo punto io vado per l'hyper voice, per la gran voce, perché comunque grazie all'abilità pelle folletto comunque prendeva un po' anche di boost, anche se comunque non gli fa tanto questo gran voce che comunque gli sto per fare. Infatti lo porterà all'arancione, ma che comunque grazie anche un po' al diciamo questo psichico, diciamo, lo porta a metà precisa, comunque grazie alla bulkiness di Sylveon, bene male boh, diciamo lo fa resistere. Io vado per Parla Ombra, ma lui switcha il suo Pokémon e va per il suo Skarmory, che prende, diciamo, decentemente questa Parla Ombra, anche se non è stab, quindi c'è. A questo punto io vedevo comunque che poteva andare o per le rocce oppure per una mossa di tipo acciaio. Infatti, aprettando con entrambi ciò, io vado per il mio Rotom, che comunque resiste per 4 la mossa tipo acciaio. Infatti non mi fa quasi niente, e a questo punto decido di andare per Fulmine. Tra un po', dopo tutti gli avanzi, lui tira il suo Skarmory e va per il suo Rotom, che comunque sicuramente non è difensivo, perché comunque se era difensivo lo prendeva un po' meglio. Sicuramente sarà stato o un Choice Scarf, perché comunque sarà in Vertivolt, quindi potrebbe essere anche un Choice Scarf. Ma la scottatura lo porta fino alla morte. Ed ora sta a due Pokémon in meno. Ed ecco che Rotom Wash non c'è. È andato via. Ora lui mette il suo Gallade. Tanto lui predittando la mia posizione, il suo Gallade va per il Gran Fisico. Anche se non capisco il Gran Fisico, comunque sarei andato più per una danza spada, perché comunque mi incrementava di più l'attacco. Tanto i leftovers mi danno qualcosa, gli avanzi comunque mi aumentano un po' la vita, ma comunque sicuramente un psicotaglio più uno mi avrebbe già one shottato dalla distanza in cui stavo, quindi c'era poco ma sicuro che mi one shottava, e ho lasciato morire il mio bellissimo Rotom. Dato qui vado con Talon, in cui ero sicuro se andare con Baldeali oppure per andare per Trespolo, però sono andato direttamente per Baldeali, perché tanto comunque sapevo comunque alla fine non sarebbe resistito. Perché comunque Talonflame non sarebbe esistito un colpo più uno da un Gallade, e quindi decido di andare dentro per attacco e ucciderlo. Infatti alla fine muoiono entrambi, comunque era rimasto a 7 PS, e vado per Alakazam. A questo punto io ho perso Bravery, è un peccato che sono andato per le Stealthrox all'inizio con Ferrodon, però tanto Mega Evolve il mio Alakazam. Evolvo il mio Alakazam e vado per lo Psycho Shock tanto la traccia, sguardo fermo, solamente sguardo fermo. Vado per il Psycho Shock che lo porta a meno della metà, lo porta all'arancione, quindi vicino, molto vicino al rosso. Lì va per Tritartigli, che mi porta anche lui alla stessa vita, diciamo, la sua, e mi abbassa anche la difesa. Lui rialza Bravery e va per il suo Cresselia, che riesce, diciamo, a resistere un altro turno, perché comunque lui resiste lo psico, come fa anche Alakazam, e rimane a dei pochissimi danni, che grazie agli avanzi riesce a resistere alla bruciatura. Infatti la bruciatura lo porta a 2 PS a malapena, cioè non riesco a vedere se è poco, infatti a 1 PS a malapena, guarda. Io ho la protezione per cercare che gli avanzi lo portino comunque a dei PS, così può resistere un'altra bruciatura. Ma comunque, visto la bruciatura già da un po' di turni che comunque è in atto, riesce a portare giù anche Cresselia. E infatti comunque Cresselia va giù. Tanto io vado verso Skarmory. Io vado per Palla Ombra, visto che sapevo che comunque Skarmory resiste lo psico. E riesco, visto comunque Skarmory ha tanta difesa speciale, a one shottarlo. Anzi, a metà shottarlo. Tanto io vado verso Bravery, che è l'ultimo Pokémon rimasto, e vado per il mio Psycho Shock, che riesce a levare la vita che rimane a questo povero Bravery. Comunque ragazzi, questo è tutto, tifate per me, comunque già in questo canale ho vinto un torneo, vediamo se riesco a vincere anche questo qui. Comunque ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi,